Ciao ragazzi, bene, allora oggi è uno di quei giorni che sono di consegna e quindi vi potrò solo fare il filmato dall'auto. So benissimo che vi piacciono più quelli quando ci sono anche i miei cani, però se voglio farvi un filmato al giorno, darvi sempre qualche informazione nuova, per forza devo anche farvelo quando sono in auto. Bene, il tema di oggi comunque penso che per voi possa essere abbastanza interessante, perché chi mi segue sa che io cedo solo i miei cani quando vanno a vivere in coppia di sesso opposto, non sterilizzati, e faccio il possibile perché la femmina abbia sempre almeno una gravidanza, una cucciolata, e il maschio possa fare qualche monta, perché visto che li chiudiamo già dentro un giardino, dentro un cortile, non parliamone poi se li andiamo a chiudere in un appartamento. Io non vendo cani a chi li vorrebbe tenere in appartamento, anche se ha terrazzi enormi eccetera eccetera, però so benissimo che tanti altri lo fanno. Quindi laggiù dove abbiamo i nostri cani fra virgolette reclusi, che non possono vivere liberi, io voglio sempre che almeno lì dove vivono possano avere qualcosa di naturale, se no non sarei stato anche il fondatore dell'Istituto di Cinofilia Naturale. Penso che noi abbiamo il dovere, lo scrupolo morale di dare ai nostri cani non tante cose superflue, ma quel qualcosa di naturale che loro si troverebbero se non dovessero rimanere all'interno delle nostre recinzioni. Allora, la prima domanda che mi fanno sempre le persone, specialmente quando non hanno visto che i cani si accoppiavano, ma quando è che io posso sapere se la mia femmina, visto che era in calore, l'ho lasciata col maschio, è rimasta gravida? Allora guardate, passata la terza settimana, iniziata più o meno la quarta settimana, voi potete già avere dei segnali abbastanza evidenti se siete degli attenti osservatori. Allora, premetto che molte persone, non appena hanno il dubbio che la femmina sia stata coperta dal maschio, e iniziano, come dire, avere l'ansia di poter avere una cucciolata, specialmente se in quel periodo non era il momento e quindi la cucciolata è indesiderata, si rivolgono al veterinario per fargli fare un'ecografia o fargli degli esami. Allora, quelli che hanno i cani da guardia come me e far manipolare cani dagli estranei può essere anche una controindicazione anche per lo sviluppo caratteriale del cane, anzi io dico può, ma lo è senza dubbi per tutta una serie di motivi che chi ha fatto i miei corsi li conosce. È importante che noi scegliamo la strada dell'osservazione, cioè cerchiamo di capire, senza recarci dal veterinario, se la nostra femmina è rimasta gravida o meno. Anche perché io sono dell'idea che dal veterinario bisogna andare quando i cani si sono ammalati, e allora loro possono essere molto utili per determinate patologie non troppo complicate. Laggiù dove il cane è sano, più noi lo lasciamo nel suo ambiente, più aumentiamo noi le nostre competenze, e meglio è. La prima cosa che noi possiamo osservare è se sta per iniziare una trasformazione dei capezzoli. Allora, passata la terza settimana, verso la quarta, noi magari accarezzando la nostra femmina, è facile, ad esempio le mie lo fanno sempre, si sdraiano sulla pancia, noi gli grattiamo un po' la pancia e nel frattempo li osserviamo. Visto che io adesso vi dico questa cosa in anticipo, è bene quindi che noi osserviamo già adesso i capezzoli della nostra femmina, magari li facciamo qualche fotografia, perché poi cosa succede? Chi non li aveva mai visti prima dice: no, ma io non so come erano prima, quindi è importante che lo facciate. Magari fate una fotografia col cellulare ai vostri capezzoli, scusate, ai capezzoli della vostra femmina, perché sapete che in questo momento sicuramente non è gravida, in modo da compararli poi quando la femmina avete poi il dubbio che è gravida, e da quando pensate che il maschio l'abbia coperta sono passate già almeno 3 settimane.
sicuramente dovrete vedere che i capezzoli assumono una forma più cilindrica, iniziano a essere più evidenti, possono anche essere un pochino più scuri perché inizia a irrorare il sangue in questa parte del corpo con maggiore frequenza. Fare una fotografia dei capezzoli della vostra femmina adesso, e parlo per le persone che sono in contatto con me, che sono i miei studenti, i miei clienti, e beh, è poi importante per poi mandarmi poi la fotografia, perché magari siamo a 500 km di distanza, magari anche a 1000, mandarmi poi una fotografia quando la femmina è poi alla terza, quarta settimana di questa presunta gravidanza. Così io, vedendo poi le due fotografie, posso poi dirvi, secondo me, perché è sempre un discorso di opinioni, potrebbe o no essere già incinta. Sinceramente i cani a casa mia si accoppiano quando vogliono ed è una cosa che mi gratifica molto pensarlo. Capisco anche che quelli che non fanno gli allevatori di mestiere e vogliono, come dire, programmare un po' quella che potrebbe essere questa cucciolata che una femmina va sempre fatta fare, non si può immaginare di dire amo il mio cane, adoro la mia femmina, ma chi se ne frega che la natura gli mette, gli trasmette proprio geneticamente fin dai primi mesi un forte istinto di iniziare un percorso che porterà poi alla riproduzione della specie. L'unico motivo che la natura decide di dare alla luce degli animali è perché poi contribuiscono a riprodurre la specie. Di conseguenza, il poterli poi comparare vi posso poi dare un giudizio, ma non è solo quello il segnale, è anche un buon segnale può essere la comparsa di un cordone, che sono poi quelle che diventeranno le mammelle. E ci sono ancora tanti altri comportamenti che noi dobbiamo osservare. Se la femmina è alla prima gravidanza, è molto più facile capire se è rimasta incinta. Se magari in passato voi l'avete già presa adulta o magari aveva già fatto una gravidanza, ecco che questa volta non è così semplice, perché i capezzoli è difficile che dopo la prima gravidanza saranno ritornati come lo erano prima, quando la femmina non aveva mai partorito. E anche le mammelle, specialmente se la femmina aveva poi allattato, non è così facile, anzi impossibile, che siano ritornate anche dopo alcuni anni uguali identiche come erano prima. Allora, questo è uno dei dettagli, delle cose che secondo me tutte le persone che hanno una coppia di cani dovrebbero conoscere, ed è per questo che alcuni giorni fa ho finito questo mio videocorso sulla gestione della femmina gravida, riuscire a capire da quando lei è gravida fino poi allo svezzamento dei cuccioli, che ci sono tantissimi dettagli, perché magari oggi voi non avete la femmina gravida, non si sono ancora accoppiati, sembra che non capire in anticipo e non studiare anche un po' questi particolari, cioè, non abbia importanza, sia una cosa superflua. Invece vi posso garantire che è assolutamente importante, come lo è stato il videocorso precedente sul sistema di gestire due cani di sesso opposto non sterilizzati senza avere gravidanze indesiderate. Bene, in questi giorni vi parlerò un po' di questo argomento, perché c'è in promozione questo mio videocorso, proprio che si chiama videocorso sulla gestione corretta della femmina dalla gravidanza allo svezzamento dei cuccioli. Ci sono tanti dettagli per la salute dei vostri cuccioli, che vi dispiace poi vederli morire perché non siete stati capaci a gestire bene poi la fase del parto, il travaglio, gli accorgimenti, non vi siete attrezzati bene, non avete capito a che temperatura bisognava creare questo posto dove la femmina avrebbe dovuto poi partorire, non avete capito tutta una serie di cose. Quindi tra l'altro, come al solito in questi lanci, io faccio uno sconto che è di 100 euro, ma c'è ancora qualche posto, mi pare 12-10, adesso non mi ricordo, di quei 30 che io, proprio per agevolare, favorire quelli che responsabilmente tengono due cani, ho voluto fare addirittura 200 euro di sconto.
quindi seguite la mia pagina e potete scoprire tutto questo. Anche oggi vi voglio augurare buona giornata a tutti. A presto.